Ciao Italia! Ciao Italia è un libro che parla di come sia passato un secolo di immigrazione e cultura italiana in Francia. L'ho acquistato l'ultima volta che sono stato a Parigi. Entrando in questa libreria ho trovato questo documento, secondo me unico nel suo genere, e ci racconta dei nostri migranti. È ricco di foto, nel raccontarci l'Italia ci fa vedere anche quella che era la dolce vita italiana. Nello sfogliare questo libro possiamo trovare tantissimi documenti, la domanda di naturalizzazione, ad esempio, con l'intento poi di arrivare ad essere cittadini francesi. Uno degli articoli che mi ha colpito di più è questo documento tratto da La Domenica del Corriere. Il giornale è del 1948, 17 novembre 48, La Domenica del Corriere. Le tragedie dell'immigrazione clandestina. Una povera donna italiana che tentava di raggiungere la Francia con due figli attraverso un passo alpino, sorpresa dalla tormenta, ha lottato invano. Il più piccolo dei bimbi le è morto tra le braccia. Dopo qualche ora, il secondo è caduto esausto con lei. I tre cadaveri sono stati rinvenuti dopo due giorni tra la neve. Era il 17 novembre del 1946 e questa è una donna italiana con un bambino piccolo in braccio e con un altro al seguito che tentava di raggiungere la Francia attraversando le montagne. Così come si parla di tutto quello che concerne l'immigrazione, il lavoro, l'industria, e guardate questo alimentation franco-italienne, foto di negozi, foto storiche, si arriva anche ai musicisti. Ad esempio c'è questa bellissima foto di questa banda di musicisti italiani. Ma trovo questo libro veramente meraviglioso e è tutto in francese, non so se esiste una versione in italiano. Un libro correlato da tantissimi articoli poi, parla anche, c'è tutto il capitolo anche sulla resistenza. Il circo, ecco, arriviamo ad esempio, ecco guardate qui, musicisti di musica popolare che arrivavano in Francia, l'organetto, il circo dei fratellini, il circo italiano che si esibiva in Francia. Ma documenti veramente meravigliosi. Io ve lo consiglio tantissimo questo libro, perché vedere come poi abbiano raccolto in maniera così minuziosa questi documenti i nostri cugini francesi è qualcosa di veramente emozionante. Nel periodo in cui ero a Parigi, questo libro faceva parte di una mostra sull'immigrazione. Ciao Italia, un secolo di immigrazione e cultura italiana in Francia. Un libro veramente meraviglioso.